No, un momento. Pensavate che portare la spada così fosse davvero storico? Saluto la milizia e oggi ragazzi si va a parlare di un altro argomento che ci ha appunto visto da vicino tantissime volte. Breivard, c'è cioè Mel Gibson cazzato nero come una serpe, odia gli inglesi, l'abbiamo già detto tantissime volte. Solo per gli inglesi viene tutto tramutato in questo portare la sua Claymore sulla schiena. Che fosse l'unico errore di Brevard storicamente, anche se di nuovo ci piace da morire Brevard, mamma mia quanto è bello. Vogliamo parlare di Geralt di Rivia? Non una, ma ben due spade addirittura nel gioco, una d'acciaio per gli uomini, una d'argento per i mostri, un'altra per andare di domenica, un'altra per lo zio, insomma, chi se ne frega? L'importante, la scusa è portarsi sta spada sulla schiena, praticamente te la porti, te la smastrupi in giro così. E arrivati al dunque, però, la realtà bussa alla fantasia e voi rimanete fregati così e venite pure infilzati. Appunto, Braveheart, no? Allora c'è William Wallace attestato, come vi ho già raccontato in altri video, dell'utilizzo della Claymore, dello spadone, ma in ogni caso, essendo noi nel 1200, fine 1200, poi insomma le cose non sono andate, l'utilizzo dello spadone in realtà, chiamatelo come volete, è attestato in un periodo più postumo rispetto al 1200. In ogni caso, chiaramente non c'è la data precisa, vabbè ragazzi, oggi è nato lo spadone. Fatto sta che nel film lui si ostina a portarlo sulla schiena, e infatti tanto è vero che nella battaglia di Falkirk, scusate, no, Stirling Bridge, che tra l'altro non c'è neanche il bridge dentro sta battaglia, dopo essersi fatto scaricare addosso e tolite e tolite di frecce dal simpatico sodale inglese, lui carica con il martello e lo scudino, se andate a vedere la scena, adesso io non posso metterla, maledetto copyright di YouTube, dove lui magicamente scivola via, ma magari proverò a mettere la battaglia nei commenti, ecco così, scivola via con la spada da dietro la schiena in maniera del tutto naturale e neanche nei pensieri più oscuri e tetri di ogni combattente, rivoluzionario storico, insomma, mettetela come vi pare. Si può fare una cosa del genere. E dopo andremo anche a vedere assolutamente una prova pratica di quello che vi sto raccontando. E per quanto sia figa la faccenda di poter portare una spada sulla schiena, è praticamente impraticabile. Passando invece a un altro signorotto che conosciamo tutti quanti bene, Geralt di Rivia. Qui lo vediamo un po' mesto, ma tanto non ha altre espressioni, quest'uomo. Il Witcher che sappiamo portare questa spada sulla schiena. Qui ci sono non uno, ma ben due guaine, due foderi aderenti alla schiena. E per quanto uno di nuovo tenti il trasporto e l'essere pronti a combattere, sguainandolo al volo e dimostrando le proprie abilità, la maggior parte delle volte finite stesi a guardare le margherite da sotto. E non importa che siate Geralt o l'ultimo dei paesani che ho scritto nella milizia locale, il problema rimane. Di nuovo, il trasporto sulla schiena può avvenire, come riaccennerò più avanti. Ci sono modi e mezzi di trasporto per le spade di qualunque grandezza, che vada dai carriagi al trasporto personale a mano, sulla spalla, insomma. Un momento di rilassamento, relax barra non ho bisogno di combattere in questo preciso istante. Il problema rimane perché di tutti i modi di trasportarla, ma anche volendo sulla spalla, magari appoggiata in qualche maniera, non c'è bisogno di avercela tracolla, anche per qualche motivo rimane sempre fighissimo avercela tracolla. Anch'io sono assuefatto dal fatto di avercela tracolla in questa maniera e quindi il problema rimane. Anche Geralt, mi dispiace, amico mio, non ci si può fare niente. Anche se ci sorridi e tu continui a portarci le spade sulla schiena, finché rimane nell'ambito del videogioco ludico, ce lo lasciamo andare. Il problema rimane. E a parte una disarticolazione degli arti, non si può proprio fare niente. Arriviamo a un altro personaggio invece che rimane nella cultura pop, non per i suoi canti gutturali come i mongoli.
ma il nostro Legolas. Da Mirko, un saluto che gioca con noi, Legolas. Un altro personaggio che porta due spade, o meglio, due coltelli lunghi dietro la schiena. Di nuovo siamo in ambito fantasy, ma qui c'è un ma grossissimo. Qui è l'exploit del video, a meno che lui ha due coltelli. Nel libro addirittura dovrebbe portarne solamente uno, quindi rende la cosa molto più semplice. Però nel film vediamo che li utilizza con grande maestria. E voi direte, anche qui probabilmente è una cavolata. E invece questo modo di portare i coltelli, o comunque questa spadina, questa spada corta, probabilmente è esistito e abbiamo un solo riscontro per quello che riguarda l'ambito. Eh sì, caro Legolas, visto che il collegamento che possiamo fare è molto semplice, chiaramente, se pensiamo per assurdo che gli elfi, specialmente quelli di Mirkwood, hanno una radice più celtica, abitando nelle foreste, ma anche se non è questo il fatto, comunque nell'immaginario comune, abbiamo un riscontro importantissimo con una tribù dei Celti dell'isola della perfida Albione sotto il nome di Parisi. Questi Parisi chiamano questo piccolo territorio vicino a York, la vecchia Eboracum, e pare che ci siano documenti e riscontri dove era consuetudine per loro portare le loro spade, che sicuramente erano molto più corte rispetto a quelle medievali che abbiamo noi in mente, classiche da circa 90 centimetri, un metro, e andando oltre con la misura, in questa maniera fossero anche pronti per sguainarla in combattimento, sicuramente facendola scivolare dietro la spalla nella maniera più semplice. Questa informazione si può trovare in un libro che è stato scritto da Barry Cunliffe, dove appunto narra di questi Parisi, di questa tribù dei Celti, che in questa maniera porterebbero l'arma in spalla. Quindi, se vogliamo attingere dalla possibilità di portare un'arma più corta rispetto a quelle classiche comuni medievali del basso medioevo e del tardo medioevo, la possibilità in effetti potrebbe esistere. No, perché quindi cioè, la domanda è lecita, perché abbiamo visto in tanti giochi, in tanti film, serie TV, quello che vi pare, pure nei libri e soprattutto nell'ARP, gente che si ostina a portare la spada sulla schiena, come vi sto facendo vedere adesso, questa è addirittura da rievocazione, non me ne abbiate a male, anche perché mi sto sentendo male solo a portarla così. In questa maniera, fondamentalmente, si può, come già accennato, solo trasportare, perché ci sono anche spade molto più lunghe, quelle rinascimentali come le Zweihänder, le Flamberghe. Ci sono dei insomma, documenti che magari attestano il fatto di poterla trasportare in qualche maniera. Comunque non era sbagliato il trasporto sulla schiena, ma sicuramente il trasporto e il cosiddetto battle ready, pronti per sguainarla, è praticamente impraticabile. Basta semplicemente provare a sguainarla e quindi tu stai davanti al nemico e fai: amico mio, ci vogliamo male, dammi un attimo il tempo di cavar via sto co, e praticamente fa quello che infilza, pure contento, anzi farebbe pure bene. Quindi ragazzi, se avete voglia di attingere alla storia per portare il vostro personaggio, che sia l'arpo storico o meno, e avete possibilità di trasportare una spada sulla schiena, ricordatevi, solo misure corte e attingete ai Parisi. Da Capitan di Ventura è tutto quanto. Ci vediamo alla prossima follia storica e meno. Un saluto accorato, statevi attenti comunque con le altre armi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.